Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco dello staff di Ultimate Team FIFA Italia. Oggi in questo video porterò la recensione di un giocatore abbastanza ignorante, proprio il rappresentante dell'ignoranza italiana all'estero, cioè Graziano Pelé versione in forma. Attaccante appunto italiano che in Italia non è riuscito a trovare spazio, ma all'estero si è riuscito ad affermare molto, prima in Olanda e poi in Inghilterra al Southampton. In questo video, come già detto prima, analizzeremo la sua versione in form. Guardiamo subito le sue statistiche sulla carta. Troviamo 89 roll, 56 velocità, 70 dribbling, 81 tiro, 35 difesa, 62 passaggio e 85 fisico. Rispetto alla sua versione non in form, riceve più 3 in overall, più 1 in velocità, più 3 in dribbling, più 4 in tiro, più 2 in difesa, più 2 in passaggio e più 2 in fisico. Vi dico subito che è un attaccante che mi è piaciuto tantissimo perché davvero è un armadio, magari a tre ante, che mi ha fatto una valanga di gol, ben 9 in 3 partite, come vedete dalla clip. Adesso andiamo a vedere subito le statistiche sul in-game: il 56 di velocità diventa 54 accelerazione e 55 velocità scatto. Questi valori così bassi di velocità vi faranno un po' storcere il naso, ma vi assicuro che la velocità assolutamente non è un contro di questo giocatore. Perché lui è un animale di 1,94 m, in più ha una forza fisica di ben 93, però di questo ne parleremo dopo. Quindi la velocità in game davvero non si sente. Adesso passiamo al dribbling: il 70 sulla carta diventa 66 agilità, 35 equilibrio, 86 riflessi, 79 controllo palla e 66 dribbling secco. Il dribbling a sorpresa è un pro di questo giocatore, se lo si sa usare bene. Allora io vi spiego un po' come ho fatto, come vedete qui nelle clip. Prendete palla con lui, mettete spalle alla porta al limite dell'area, aspettate che l'avversario portiere raddoppio, perché con un difensore non vi riuscirà a togliere palla perché è un armadio. Appena vi porta il raddoppio, fate la finta con un cerchio X e vi troverete ad andare dietro, quindi vi troverete da solo davanti al portiere e farà quasi sempre gol grazie al suo ottimo tiro di cui parleremo in questo momento. Appunto, l'81 di tiro diventa 86 piazzamento, 83 finalizzazione, 85 potenza di tiro, 72 tiri dalla distanza, 83 tiri al volo e 79 calci di rigore. Il tiro è un altro pro di questo giocatore perché davvero sbaglia pochissime volte davanti alla porta e qualche volta magari si spara anche un bel long shot. Davvero un tiro fantastico di un giocatore fantastico. I valori di difesa non ci interessano molto, ma ci potrebbe interessare il 96 di precisione di testa, ma come vi dico in tutte le mie recensioni, io la precisione di testa non riesco ad analizzarla bene perché a parer mio su questo gioco non si può giocare di testa. Adesso passiamo ai passaggi: il 62 sulla carta diventa 71 visione, 45 cross, 41 precisione su punizioni, 67 passaggi corti, 66 passaggi lunghi e 57 effetto. I passaggi sono un po' come la velocità, vi faranno sorcere il naso, ma vi assicuro che nemmeno i passaggi sono un contro. Non sono quei passaggi sopraffini, però comunque molte aperture, molti passaggi corti di sponda riuscirò a farli, quindi non me la sento di inserirli 3 contro, ma ovviamente nemmeno 3 pro. Adesso passiamo al fisico: l'85 sulla carta diventa 73 elevazione, 77 resistenza, 93 forza fisica, che è una cosa assurda, e 74 aggressività. Il fisico, tutto indubbiamente, è tra i pro. Davvero, un giocatore con la sua forza fisica l'ho provato, anzi, credo di non averlo mai provato, perché davvero, come già detto all'inizio video, è un armadio a tre ante, non lo spostate nemmeno se non lo so, è un difensore, il difensore più fisico del mondo. In più questo giocatore ha 4 serve debole e 2 serie mosse abilità. 4 serve debole sono l'ennesimo pro di questo giocatore. Le 2 serie mosse abilità non me la sento di inserirle 3 contro, perché da una bestia di 1,94 m di certo non mi aspetto le 4 serie skill, e anche se ce l'avesse di certo non mi metto a skillare. Adesso facciamo il riepilogo dei pro e contro. Tra i pro troviamo tiro, fisico, dribbling e 4 serie debole. Tra i contro davvero non ci ho trovato nulla, infatti il voto finale che gli ho dato è stato 10. Ovviamente questo 10 prendetelo con le pinze, perché un 10 dato a un giocatore ignorante come Graziano Pelé ovviamente non è un 10 dato a un altro giocatore, però davvero gliel'ho dato per il divertimento, per l'ignoranza, per la sua freddezza sotto porta. Cioè, vi consiglio di provarlo anche perché costa pochissimo e poi magari nei commenti mi farete sapere come lo trovate. Questo video può finire qui. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, come già detto prima, commentate scrivendo cosa pensate di Graziano Pelé se l'avete provato. E da Erco per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia è tutto, ci vediamo in un prossimo video, bella!